Una tragedia, insomma, una tragedia umana, una tragedia del disagio sociale. Questo è l'aspetto che va rimarcato più di ogni altro. Un disagio sociale legato alla problematica abitativa che appartiene ormai a tutto il paese, a tutte le città italiane, a tutte le comunità e certamente anche nella nostra realtà, nella nostra città. Io questa notte ho raggiunto, insomma, il luogo della tragedia tempestivamente, nel momento in cui appunto si verificavano gli accertamenti da parte di tutti gli organi competenti. Una tragedia che ovviamente insiste sul luogo Via Longo, che rappresenta un luogo di una vicenda diciamo così, che si trascina da tanti anni, da oltre 10 anni, dal momento in cui si è scelto di liberare e svuotare alcune palazzine. Un problema che stiamo cercando di risolvere in via definitiva attraverso un percorso di riqualificazione e che rispetto alle criticità che comunque nel corso di questo periodo sono emerse, l'ufficio tecnico del comune ha adottato tutte le misure ovviamente richieste, così come è pronto ad adottare ogni altro tipo di misura che sia richiesta dalla situazione. È chiaro che essendoci anche delle attività di verifica, così come ho fatto già questa notte con la presenza fisica sul luogo del fatto, non possiamo che confermare la piena, totale, evidente, assoluta disponibilità per insomma, la prosecuzione di ogni attività di verifica e accertamento che si dovrà porre in essere, così come dicevo prima, l'ufficio tecnico pronto ad adottare tutte le misure come ha fatto fino adesso. Ci sono state tante segnalazioni negli anni scorsi dell'occupazione abusiva di quegli alloggi abbandonati. Siccome dicevo, in ogni situazione in cui si è rappresentata ed emersa criticità, l'Ufficio Tecnico Patrimonio del Comune è intervenuto per adottare tutte le misure e torno a ribadire, pronto ad adottare ogni azione che dovesse ritenersi necessaria. Lei si sente tranquillo in questo momento? Ma io mi sento triste, triste per quello che è successo. Questo è il sentimento, è la sensazione che vivo e che viviamo tutti, perché quello che si è vissuto, quello che abbiamo vissuto questa notte, che ripeto non appartiene solo alla nostra città, è una tragedia del disagio sociale. È possibile pensare ad un dormitorio pubblico? Ma in realtà è già in programmazione. Nella pianificazione sociale, come sapete, Ilaria, l'assessore al sociale, che fortemente avverte, così come l'assessore all'ERP Martina Maranella, proprio questo disagio crescente in tutte le città, come dicevo prima, e anche nella nostra comunità, è assolutamente un obiettivo che ci siamo posti. Le persone decedute stanotte erano in carico ai servizi sociali? Erano segnalate? La ragazza era in carico da sempre ai servizi sociali, per cui avevamo già, purtroppo lei ha avuto un percorso di vita abbastanza doloroso ed era conosciuta ai servizi sociali, presa in carico già da quando era piccola, da quando era ragazzina. Negli ultimi anni era stata ripresa in carico dopo una sua vicenda personale, per cui avevamo posto in essere il percorso. Il percorso personale attraverso diversi servizi. Tant'è che lei in realtà aveva una camera presso un hotel della città, pagata dai servizi sociali, dalla sede dei servizi sociali, soltanto che incontrando questo ragazzo, che noi abbiamo conosciuto solamente nel momento in cui lei si era fidanzata, insomma, aveva deciso di non andare più a dormire a Michelangelo da circa un mese. Quindi in realtà sì, noi abbiamo cercato di dare tutto il sostegno, non solo economico, perché le abbiamo fatto prendere il reddito di cittadinanza, abbiamo posto in essere tutte le attività inerenti proprio per fargli prendere il reddito di cittadinanza, una pensione di invalidità, oltre all'aiuto proprio economico per una stanza in hotel. È una vicenda molto triste, io oggi sono particolarmente colpita. Naturalmente mi sento anche parte di un fallimento di questo percorso che avevamo iniziato, perché non sempre, purtroppo, i servizi sociali, quando prendono in carico una persona, riescono poi a raggiungere un obiettivo. Il ragazzo?
Il ragazzo, come ho detto prima, l'abbiamo conosciuto ultimamente, perché comunque è un ragazzo extracomunitario che non era comunque inserito nel nostro sistema SCAR, e quindi l'abbiamo conosciuto quando si è fidanzato con Alessia. Anche lui comunque beneficiava in un certo qual modo del percorso di vita di Alessia, ma purtroppo non sempre, come ho detto, alcune volte purtroppo falliscono anche le operazioni dei servizi sociali.